Dopo un anno, il 2020, in cui il mercato dell'artificial intelligence è stato fortemente condizionato dalla pandemia Covid-19, le aspettative per il 2021 erano molto elevate. E secondo la stima effettuata dall'osservatorio, nel 2021 questo mercato in Italia ha raggiunto i 380 milioni di euro, crescendo del 27% rispetto al 2020. Guardando alle classi di soluzioni, si evidenzia una buona crescita per tutte le tipologie progettuali, ma particolarmente meritevoli di menzione sono i progetti in area computer vision, chatbot virtual assistant e intelligent data processing. Per quanto riguarda i principali settori, il bancario finanziario si conferma il comparto con la quota di investimenti più alta in intelligenza artificiale, seguito dal settore energy, resource e utility. Molto buoni anche gli investimenti fatti registrare dal settore manifatturiero, mentre chiudono i settori telco e media e assicurativo, che si posizionano al quarto posto a pari merito. Spostando l'attenzione sul livello di adozione delle soluzioni di intelligenza artificiale da parte di grandi imprese e PMI operanti in Italia, emerge un significativo divario in termini di avvicinamento alla tecnologia, con il 59% di grandi aziende che hanno avviato almeno una progettualità di AI e solo il 6% delle PMI. Per la gestione di questi progetti, le organizzazioni sono chiamate a presidiare le attività legate al governo, sviluppo o esercizio della soluzione, stabilendo il livello di internalizzazione delle stesse. Sulla base di questa classificazione sono stati identificati 4 profili: Architect, Controller, Developer e Buyer. Per coloro che hanno avviato progetti di intelligenza artificiale, un'altra componente necessaria per poter cogliere le opportunità offerte da questa tecnologia è la formulazione di una AI Business Strategy. Le principali aree che compongono l'AI Strategy sono la Data Strategy, l'IT Strategy, la People Strategy e l'Ethics Strategy. La ricerca ha quindi investigato gli orientamenti delle organizzazioni che hanno avviato progetti di AI rispetto a queste 4 aree principali. Le scelte in ambito Data Strategy e IT Strategy non mostrano una chiara preferenza del campione verso modelli definiti, mentre guardando alla People Strategy e alla Ethics Strategy vi è concorde interesse rispetto alla necessità di strutturarsi maggiormente per fronteggiare la trasformazione organizzativa e la gestione delle implicazioni. Tra i consumatori, il termine intelligenza artificiale è ampiamente conosciuto, ma solo il 60% ha la capacità di riconoscere la presenza di funzionalità di AI nei prodotti e servizi utilizzati. Anche l'opinione sull'intelligenza artificiale è complessivamente buona. Nonostante questa generale buona predisposizione, si registrano alcune perplessità per i robot badante, i consulenti finanziari digitali, le automobili a guida autonoma e i sistemi di autodiagnosi delle malattie.